Il paradiso delle signore 7, cosa succede tra Salvatore e Elvira? Elvira va da Irene nella puntata 17 della stagione 7. La Cipriani la definisce una ragazza gentile, altruista e collaborativa. Perché nel momento del bisogno non si è fatta avanti. Cosa vuol dire Irene? Non si è offerta di ballare al suo posto con Salvatore. Irene l'ha vista provare i passi del twist davanti allo specchio. Dovrebbe. È loro dovere vincere la gara. Quella sera proveranno in caffetteria. Intanto che vadano, devono aprire. La Cipriani le chiede anche di chiudere l'armadietto. Nel paradiso delle signore 7, cosa succede tra Salvatore e Elvira? Il paradiso delle signore 7, Elvira prova qualcosa per Salvatore. È sera quando al bar Bottini di Milano Elvira ammette di non sentirsi all'altezza. Lei ha sempre ballato da sola. Irene si arrabbia con Salvo, prima sembra un giocatore di rugby, poi una scimmia. Elvira propone di provare con la musica. Magari è meglio. Elvira e Salvatore iniziano a ballare. Le ragazze a ballare con lui si divertivano. Per forza. Basta guardare come balla. Scopri altre notizie della serie Il Paradiso delle Signore. Elvira chiede a Salvatore se segua il calcio. La ragazza ha un cuginetto che ama il calcio e, quando imita Golden Boy sembra che balli il twist. Basta chiamarlo passaggio filtrante e Salvatore riesce a imitare le movenze. Elvira e Salvatore ballano, c'è un momento di chiaro imbarazzo tra i due. Nel promo della puntata 18 della stagione 7 vediamo Elvira lasciare di fretta e furia casa Amato. Nel paradiso delle signore 7, cosa succede tra Salvatore e Elvira? Le anticipazioni ci svelano parte del loro futuro. Facciamo un passo indietro. Salvatore entra in redazione da Roberto con il caffè nella puntata 13 della stagione 7. Landi gli chiede un parere sull'allestimento. Questa volta hanno pensato a un allestimento tridimensionale. Salvatore chiede a Roberto se abbia sentito Anna. Le telefonate intercontinentali costano care. L'importante è che l'intervento sia andato per il meglio. A Salvatore manca come l'aria. Roberto sostiene di averla sentita e quando era a Houston, Anna ha parlato anche di lui. Gli ha detto di tenerlo d'occhio, sapendo che in sua assenza si sarebbe buttato giù. Salvo racconta di essersi offerto di accompagnarla oltre oceano. Secondo Roberto a volte la distanza è utile per capire cosa sia davvero importante. Salvo, abbi cura di te, dice Roberto. E se Salvo si prendesse cura di sé? Cercando compagnia,